Eccoci tornati sulle fonti TV ed eccoci tornati con una nuova puntata del Fatto di Marcotti, in primo piano gli scenari politici e economici da declinare poi nei temi, insomma, che stiamo valutando proprio in queste ore. Giancarlo Marcotti, buongiorno, grazie per essere sempre con noi. Figurati, grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli Guarda, ascoltatori. prima di andare a vedere quali sono gli argomenti che andremo ad analizzare oggi, ti faccio vedere questa notizia. E lo chiedo anche a te, l'ho chiesto anche ad altri ospiti. Dal 24 gennaio scatta il via libera dell'Unione Europea a farina, grilli sgrassata, luce verde a vendita, il 26 tocca verme della farina minore. Allora, tu mangi gli insetti? Sei ben propenso? No. Io assolutamente no, insetti niente, però io sono per la libertà, per cui se qualcuno vuole mangiarsi degli insetti è libero di farlo, No, no, non no, ma sai infatti come. anch'io ho detto, poi se piace, magari sono buoni, io insomma sono un po' scettica, ma ci mancherebbe altro. Però diciamo che, visto che parliamo degli scenari economici e politici, questo sicuramente non è da valutare come altre notizie, però se ne sta parlando tantissimo, no? C'è un dibattito intorno al via libera che sta arrivando dall'Europa sulla commercializzazione di questi cibi, insomma, quindi un cenno lo facciamo anche noi. Poi andiamo a valutare gli altri, Giancarlo. No, allora, effettivamente è un argomento che interessa le persone perché se ne parla molto ed effettivamente è una novità per noi italiani in particolare. Però la questione del cibo, in effetti spesso noi non teniamo conto che in alcune zone, del mondo si mangiano delle cose che noi assolutamente non mangeremo, ma così come da noi si mangiano delle cose che in altre parti del mondo non si sogna nemmeno di mangiare. Io faccio l'esempio, proprio l'altra domenica scorsa ero in linea via Skype con un amico americano, insomma, che abita in California, e parlando un po' così di questa cosa, lui ha detto che se una persona mangiasse in California carne di cavallo va in prigione, cioè neanche prende una multa. Da noi invece è una cosa, No, no, diciamo, certo, quello abbastanza. sicuramente è vero, ma è tutta una questione di business poi alla fine. Sì, poi effettivamente magari ci sono delle altre questioni. Io ritengo che mangiare bene come ho mangiato in Italia in nessun'altra parte del mondo mi è accaduta. Quindi io insomma sono fedele al cibo italiano e rimarrò sempre Vabbè, fedele a insomma, anche quello. perché dai, se cominciamo anche a non considerare il cibo italiano, visto l'eccellenza che siamo, siamo messi male, no? Quindi, insomma, poi ci mancherebbe. Se si Assolutamente, vuole e variare, variamo, però sono due cose distinte, secondo me. Ma de gustibus non disputandum est, si diceva e si dice ancora oggi. Allora, Giancarlo, ti faccio vedere i titoli che ho selezionato, che abbiamo selezionato insieme per questa puntata e così li analizziamo punto per punto. Italia e gas, la soluzione è l'Algeria. Abbiamo visto questo incontro, diciamo, con un accordo che Giorgia Meloni, la Premier, ha portato avanti appunto con l'Algeria per la fornitura di gas, perché in modo più o meno provocatorio ho messo la soluzione l'Algeria, perché noi dobbiamo cercare di essere quanto più indipendenti rispetto ad altri paesi per evitare situazioni spiacevoli come quelle che si sono verificate dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, quindi in cui la Russia era il nostro principale interlocutore sul fronte. Poi Italia al gelo, scuole chiuse in diverse regioni. Questo mi sono sentita di metterlo perché è una polemica che è scattata nuovamente anche quest'anno. Mi chiedo se nel 2023 sia da paese civile avere molti bambini che non possono restare nelle aule proprio perché non c'è riscaldamento, perché fa freddo e perché le condizioni sono precarie. E poi IRPEF e 2 per 1000 e partite. Abbiamo i dati del MEF
che sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze rispetto alla scelta dei contribuenti sul 2 per 1000 all'IRPEF, dell'IRPEF ai partiti politici, che sono riferite naturalmente alle dichiarazioni dei redditi del 2021, anno d'imposta 2020, e andremo a vedere a chi sono stati assegnati più soldini. Allora, Giancarlo, da dove vuoi partire? Lascio a te la scelta, così vediamo, mettiamole anche in ordine a tuo parere di priorità. Beh, partiamo dall'Algeria, come hai detto tu, perché effettivamente io qualche dubbio ce l'ho in questo senso. Abbiamo ancora un fornitore come la Russia che era, insomma, preponderante, era il nostro maggior fornitore. Se improvvisamente ci viene a mancare, adesso poi nella realtà, se andiamo a vedere, non è che ci viene a mancare proprio del tutto, ma insomma, diciamo, se improvvisamente ci viene a mancare un fornitore del genere, non è che non possiamo avere ripercussioni. D'accordo l'Algeria, ma e quindi aumenterà naturalmente le forniture dal Nord Africa, però secondo me. O abbiamo ripercussioni, perché ripeto, perdere il primo fornitore, oppure se non abbiamo ripercussioni è perché in una qualche maniera, con una qualche triangolazione ci ritorna ancora il gas della Russia, ma non direttamente magari da Mosca, ma da qualche altra parte. Adesso io non voglio essere così il complottista, però a me sembra strano, fino a ieri avevamo appunto la fornitura preponderante dalla Russia, non abbiamo più fornitura della Russia, eppure non ce ne accorgiamo neppure, nel senso che tutto funziona bene, non c'è nessun problema. Insomma, a me sembra un po' strano Ma questo. infatti siamo stati sottoposti, hai detto bene Giancarlo, per un periodo prolungato a questi timori, no? A questo tam-tam anche di terrorismo psicologico sui timori che non bastasse il gas e allora razionamenti, mica razionamenti. Già Draghi, prima di Meloni, aveva cominciato a prendere contatto con altri paesi, tra cui appunto l'Algeria, per evitare questa carenza. Di fatto invece oggi stiamo dicendo che tutto procede come doveva, no? Quindi manca forse un pezzettino, oppure era troppo esagerato, insomma, il clamore che è stato sollevato nei mesi precedenti. Ma non lo so, appunto, è un po' un mistero, lasciamolo così perché bisognerebbe avere delle informazioni più precise, Certo. quindi, però ecco, anche se paesi come l'Algeria innegabilmente aumenteranno le loro forniture, ripeto, però non possiamo fare così, non pensare che quello che è successo con la Russia non abbia ripercussioni. A meno che appunto non ci siano delle cose un po' strane per cui noi ufficialmente non importiamo gas russo, però lo importiamo da altri paesi ed è sempre gas russo. E allora a questo punto qua, d'accordo, va bene. Certo, ecco perché, giusto per dare qualche informazione più, perché l'Algeria si parla del più grande paese africano e peraltro anche il più stabile dell'area. Meloni ha detto, quindi ecco, qui torniamo anche al discorso che facevo in apertura, Giancarlo, ti ripongo la domanda, insomma, anche se hai già risposto. È vero che probabilmente in questo momento l'Algeria risulta essere un paese stabile, quindi anche proprio nei rapporti commerciali con l'Italia, così da garantire la fornitura di gas, però è anche vero che noi dobbiamo puntare a renderci sempre più autonomi, perché si sa mai nel panorama internazionale, anche la Russia, prima che esplodesse il conflitto, era considerato, almeno lo spero, perché altrimenti abbiamo toppato alla grande un partner affidabile, no? Poi si è dimostrato diversamente. E peraltro Giorgia Meloni spera di avere lo stesso riscontro avuto dall'Algeria in questo incontro bilaterale anche da altri paesi africani, meno stabili, però che andrebbero ad aggiungersi all'Algeria, che è considerato invece ben impostato. Su questo appunto cosa possiamo dire? Allora, al di là della stabilità, ripeto, come hai detto giustamente tu, le cose col tempo possono anche variare. Quindi, se noi arrivassimo ad avere dall'Algeria una fornitura
estremamente elevate, insomma, e quindi dipendessimo poi alla fine dall'Algeria, insomma, non dico che siamo passati dalla padella alla brace, ma quasi. Abbiamo Quindi. ricommesso lo stesso errore, diciamo così, la dipendenza, perché poi è questo indipendentemente dal paese di riferimento, no? Esattamente, questo è l'aspetto che cercavo di sottolineare, cioè cerchiamo di avere tante fonti alternative in maniera tale che non dipendiamo più da nessuno, ecco, questo sarebbe Esatto, l'ideale. esatto. Allora, Italia al gelo, l'altro titolo che comunque insomma ci porta sempre a considerare il discorso del gas e del riscaldamento, ma al di là del tempo, insomma siamo a gennaio, quindi è anche ovvio che le temperature siano così, anzi sono anche meno rigide del solito e abbiamo insomma un po' vissuto di rendita fino a questo momento, ma la cosa grave è che sentiamo ancora a livello di cronaca, Giancarlo, scuole che non possono essere aperte perché fa freddo, perché i bambini ovviamente, ma non solo i bambini principalmente, ma anche chi ci lavora, cioè insegnanti e appunto staff scolastico che non può stare perché non, ci sono temperature troppo basse, insomma, ma è possibile che davvero siamo qui a parlarne ancora nel 2023? Ogni anno è un po' la stessa storia, poi oltretutto. Quindi, perdonami, ultimo inciso, non possiamo dare la colpa al fatto che le bollette costano di più, cioè ogni anno sentiamo più o meno notizie analoghe. Sì, adesso permettimi anche di sorridere un attimo, ma poi torno subito serio, no? Cioè, già quando andavo a scuola io, sì, magari prendeva la scusa dei termosifoni troppo freddi per fare sciopero, stare a casa un giorno, non andare un giorno a scuola. Adesso, a parte le battute, ovviamente adesso siamo nel 2022, pensare che il problema del riscaldamento nelle scuole sia non solo un problema, ma un problema serio, perché in parecchie zone d'Italia questo accade, e beh, questo è preoccupante, però l'edilizia scolastica, Manuela, sappiamo perfettamente che è veramente fatiscente. Quindi. Purtroppo, quando ci capitano ondate di freddo, quest'anno siamo stati pure fortunati, come l'hai detto tu, finora non c'erano state ondate di freddo, ma quando capitano ondate di freddo, immediatamente tutto il nostro, appunto, gli immobili destinati alle scuole, ma non solo, insomma, gli immobili pubblici, insomma, fanno vedere tutte le loro lacune, insomma, tutte e quindi questo è un aspetto, insomma, non più accettabile nel No, 2023, certo, diciamo anche che. perché a volte proprio tu hai citato l'edilizia scolastica, da noi si interviene magari su edifici davvero troppo vecchi che andrebbero proprio rifatti, no? Perché poi sappiamo molto bene che la struttura è diversa, cioè si costruiva. Ogni anno ormai, no? Si fanno dei passi avanti, si fanno dei piccoli interventi che poco servono e quindi poi si rimanda il problema. Sì, ma poi appunto manca la manutenzione, Sì. cioè dobbiamo essere grati se in altri anni sono stati costruiti degli edifici scolastici, ma poi è mancata la manutenzione e questo, insomma, non è accettabile, ripeto, per un paese civile come dovrebbe essere l'Italia. Esatto, guarda, ho voluto mettere dentro anche questo tema per lanciare un input, perché insomma sono argomenti di cui si deve parlare. Allora, Giancarlo, tu invece hai, se non ho capito male, proprio nelle scorse ore realizzato questo video per Finanza in Chiaro, tu ogni giorno parli con i tuoi follower di temi, insomma, che ti stanno a cuore o comunque tematiche che sono al centro dell'attenzione dell'IRPEF e del 2 per 1000 ai partiti, perché sono stati pubblicati i dati del MEF, li potete trovare proprio con totale trasparenza ovviamente sul sito del Ministero delle Finanze. Allora, ti do qualche cifra, poi lascio a te, no? Perché tu poi hai le tue considerazioni da fare. Solo il 3,4% dei versamenti IRPEF finanzia la politica, quindi diciamo che da qui si vede anche la fiducia che gli elettori hanno nei confronti dei partiti politici, perché se avessimo fiducia in quello che fa la politica, probabilmente li finanzieremmo di più i partiti. Ai partiti sono andati poco più di 20 milioni, abbiamo detto che sono dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 con anno d'imposta 2020 e
E il partito che ha incassato più soldi da questo 2 per 1000 è il Partito Democratico, con una crescita per Fratelli d'Italia. A te, Giancarlo. Sì, allora, qua è un argomento interessante perché il MEF ha riportato i dati, cioè quanto 2 per 1000 è arrivato a tutti i vari partiti, sono un'infinità, veramente tanti partiti in Italia. E insomma ha dato questi risultati, però io ho fatto anche delle elaborazioni su questi dati che il MEF giustamente forse non aveva fatto per non, insomma, toccare certi argomenti. Cioè, il MEF si limita a dire quante persone hanno versato e quanto è andato ad ogni partito. Attraverso questi numeri, però, si può anche stabilire che tipo di versamenti avevano avuto, cioè non solo quanti avevano versato, ma se avevano versato, diciamo, persone che avevano denunce dei redditi più elevate o persone che avevano denunce dei redditi più bassi, perché essendo il 2 per 1000 è un numero fissato, okay, quindi una persona non può destinare di più o di meno, no? È il 2 per 1000 del proprio IRPEF, appunto. Quindi è chiaro che l'IRPEF mio, piango, e l'IRPEF, che ne so, di John Elkann, penso che siano Beh, diversi. certo che anche tu che confronto impietoso che mi fai, però, no? Con John Elkann, adesso battuta ovviamente, però. Quindi è chiaro che partecipiamo in maniera differente a dare un contributo ai partiti, ovviamente. Detto questo, che cosa è emerso? Allora, tanto solo dai dati del MEF è emerso che la stragrande maggioranza, cioè il 33% delle persone, hanno dato il loro contributo al Partito Democratico, il quale ha fatto la parte del leone, ha preso più di 7 milioni e 300 mila euro. Okay. Al secondo posto, appunto, Fratelli d'Italia con 3 milioni e qualcosa. Quindi questo vuol dire che gli elettori del Partito Democratico sono più propensi a dare il loro 2 per 1000 al partito piuttosto che gli elettori di un altro partito. Questo non è solo Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Questa cosa accade tra tutti i partiti della sinistra e tutti i partiti di destra. Cioè i partiti della sinistra ricevono percentualmente molto di più dai loro elettori rispetto ai partiti di destra. Ma, e questo è, diciamo, l'aspetto un po' più curioso delle mie analisi, che ripeto è fatto solo sui numeri, non Certo, su certo. previsioni o cose, fatte solo sui numeri, si può, facendo delle semplici elaborazioni, capire qual è la denuncia dei redditi media dei vari di coloro che hanno dato il loro 2 per 1000 ai vari partiti. E che cosa, e quindi fare una classifica in base a quello, cioè quali partiti hanno fra i loro elettori, perché chi gli dà il 2 per 1000 è chiaro, adesso io non l'ho neanche detto, ma lo considero un suo elettore, cioè sarebbe assurdo dare il Beh, 2 per sì. 1000 a un partito e poi non votare per quel partito. Quindi io li chiamo loro elettori. Tra i loro elettori chi ha le denunce dei redditi più elevati. E qua scopriamo che nettamente al primo posto troviamo Azione di È Calenda. vero, leggevo proprio che per esempio la Lega incassa meno risorse di Azione di Calenda, anche se poi riceve un numero maggiore di contributi, però l'incasso è inferiore, cioè voglio dire la Lega è un partito più storico, no? Anzi è il partito più vecchio in realtà a livello, cioè, tra quelli che abbiamo, perché il Partito Democratico che è sinistra però non è sempre stato Partito Democratico, ovviamente la differenza è data da questa. E come mai secondo te? Eh beh, Così è, dobbiamo così pur parler, arrivare a ovviamente non possiamo saperlo. quella conclusione che probabilmente l'elettore medio, continuiamo a sottolineare che questa naturalmente è tutto fatto in media, l'elettore
che l'elettore medio della Lega è una persona che ha una denuncia dei redditi più bassa rispetto all'elettore medio di Azione. Certo. In testa, diciamo, dopo Azione c'è il Südtiroler Volkspartei, ma sappiamo che insomma i Bolzanini, chiamiamoli così, cioè insomma gli altoatesini hanno, sapevamo insomma che sono sempre tra le zone d'Italia nelle quali il reddito è maggiore, e al terzo posto, sempre di questa classifica dei, chiamiamoli, elettori benestanti, troviamo Matteo Renzi con il suo Italia Viva. Mentre in basso, diciamo, effettivamente troviamo la Lega e ancora più in basso, per esempio, un partito come Italexit che ha preso più soldi rispetto a quanto si potrebbe pensare a quello che ha al numero di elettori. Però probabilmente anche lì, insomma, la denuncia dei redditi media di chi vota Italexit è una denuncia dei redditi abbastanza bassa, insomma. Questa è la cosa. Però chiaramente non c'è da fare, da arrivare a, diciamo, a conclusioni di chissà quale tipo, però queste sono No, è conclusioni. un'analisi così per studiare un po' la situazione, non è che deve avere poi una finalità scientifica chissà di che livello, no? Però è curioso vedere come vanno distribuite queste risorse. Esatto, e io poi non resto stupito, perché così insomma anche a sensazione spesso sentivo piccoli industriali, eccetera, così, parlare bene di Calenda, quindi non è proprio una sorpresa del tutto, però ecco, i dati lo hanno confermato. L'elettore di Calenda mediamente è abbastanza benestante, ecco, mettiamola così. Ma Tanto per dare una sì. cifra a una dichiarazione media, ripeto, di 44.000 euro l'anno. Sappiamo che il reddito medio degli italiani è intorno ai 27-28.000 euro l'anno, quindi 44.000 euro è chiaramente sopra la media. Questo, insomma, tanto per dare un numero, ecco. Certo, assolutamente sì. E il fatto che solo il 3,4% dei versamenti IRPEF finanzia la politica, cosa ti fa pensare, punto? Questo a me spiace, lo dico perché, sì, molti, ecco, non è molto popolare questa mia esternazione, la capisco perché appunto la politica non è molto popolare, però attenzione, i partiti costano, non si può fare a meno dei partiti, e i partiti hanno delle spese, obiettivi, Certo. obiettivamente non vivono di aria. E se non diamo un contributo pubblico, naturalmente volontario, ecco, io sono per il 2 per 1000 perché è un contributo volontario, no? Ma se non diamo un contributo volontario, lasceremo in mano la politica solo a chi se la può Ai permettere, ricchi, cioè. sì, a chi ha disponibilità economiche ovviamente, o meglio, poi ce la faranno coloro che hanno maggiori disponibilità, perché poi io posso anche decidere di fare la campagna elettorale senza un soldo, però è chiaro che potrò fare meno cose rispetto a chi può investire maggior denaro, no? E quindi magari fare, che sono tutte cose ben accette, ma i camioncini con la pubblicità, girare, andare di paese in paese, spendere soldi per la benzina, per esempio, visto che parliamo di benzina, se non abbiamo disponibilità economiche, non possiamo muoverci magari dal nostro piccolo territorio, no? E quindi agganceremo minori persone. No, no, questo è un ottimo tema e dispiace per questo, certamente. Poi con tutto che la politica dovrebbe un attimino darsi una regolata. Io, Giancarlo, prima di salutarti, volevo mostrare ai nostri amici come andare a reperire questi numeri che abbiamo dato. È tutto trasparente, ovviamente, sul sito del Ministero. Vedete che c'è proprio...
Sito del Dipartimento delle Finanze, i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per 1000 dell'IRPEF ai partiti politici. I dati sono disponibili qui, se voi cliccate si aprono tutte le finestre del caso e poi c'è la pubblicazione, ecco, che vi spiega un po', ecco, vedete, qua sono tutti i partiti politici, come già diceva Giancarlo, tantissimi, noi abbiamo citato i più grandi, però insomma, ciascuno è libero di dare a chi vuole e fa vedere qual è stata la ripartizione a livello regionale. Quindi insomma è interessante perché comunque ci dà un'idea anche di come viviamo la politica, no? Da questo punto di vista. Giancarlo, aspettiamo il nuovo video allora su Finanza in Chiaro. Sì, certamente, io cerco di mantenere così questa tradizione di fare un video giornaliero sui diversi temi, argomenti, chiaramente a volte politici, spesso economici, insomma, ciò di cui so qualcosa, ecco, parlo solo di quello di cui so qualcosa, non vado su argomenti nel quale sono digiuno. L'esperienza così mi ha dato un po' di conoscenze e cerco di trasmetterle al pubblico finché il pubblico lo gradisce, naturalmente. Ok, grazie Giancarlo Marcotti, come sempre sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, che trovate anche sul nostro sito a posteriori, on demand e sulla nostra pagina YouTube. Ti ringrazio molto, come sempre, per la collaborazione a questo format, Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora, peraltro è uno dei format che commentate di più, fatelo, se lo state guardando on demand, con spunti anche rispetto ad altri temi o anche vostre considerazioni, cercheremo di riprenderle per quanto ci è possibile nelle prossime puntate. Vi saluto per questa parte di live per oggi, naturalmente il palinsesto di Le Fonti TV continua, quindi restate con noi e seguiteci anche sui nostri canali social, siamo dappertutto e sulla pagina di YouTube. Grazie Alessandra in regia, grazie per i vostri messaggi e la vostra attenzione, buona giornata.